Bene, ritornati in studio. Abbiamo fatto una brevissima pausa pubblicitaria. Stavamo ridendo perché ho chiesto a Daniele: mai la pistola sotto il giubbotto? Perché oggi è in stile country. Invece guarda, è il telefonino nascosto dentro il contenitore di pelle. La pistola, se fai la cattiva, boom boom. Non mi devo preoccupare. No, ma l'ho anche spento perché sennò fa interferenza con... Bravo, bravissimo. Tanto oramai sai già come funzionano le regole dello studio. A proposito, che puntata siamo? 50 circa, non mi ricordo. Anzi, te lo dico io, guarda. Tu sei più bravo di me, eh? Siamo alla quasi 60esima puntata, 3 anni di più che siamo insieme, vabbè. Siamo alle nozze di... Nozze di legno, non di lo legno. So, boh. Va bene, allora, come già vi abbiamo detto, andiamo in California. Allora, un viaggio molto amato dagli italiani, molti lo fanno, magari fanno il tour della California con la macchina. Tu invece, Daniele, come l'hai fatto? Io l'ho fatto, no, sono arrivato con Nicola, il mio primo compagno di viaggi. Ma tu, Mico, sei stata in California? No. Ah, non sei ancora andata in California? No. Ah, ok. Pensavo che, visto che ci vanno tutti... Mi piacerebbe, ci andrò magari, eh? Però non andare a Los Angeles, vai anzi a San Francisco, molto, molto più bella. Città europea, no? Come stile... Ma poi c'è anche, insomma, il ponte, poi dopo c'è anche Alcatraz da andare a vedere, poi c'è una rientranza bellissima di questo Oakland, c'è una baia praticamente, fra due baie, invece Los Angeles, tutta buttata lì, 40 km per 30 km, e ci sono tantissime downtown, le chiamano, che sarebbero i centri dove ci sono i grattacieli. Mentre New York c'ha una downtown, San Francisco ne ha una, Los Angeles ne ha 4-5, cioè è talmente grande Los Angeles che sono tante città messe in una, tutte conglobate. E vabbè, sì, c'ha anche le sue attrazioni, Los Angeles, che la chiamano LA, LA per abbreviarla, no? E c'è la via dei famosi, dei VIP, con le mani, sai, quelle messe per terra. Sì. E c'era anche Sofia Loren e Mastroianni, sono andati a mettere le loro impronte. E poi c'è questa scritta Hollywood, ma non ho trovato tanto di attrazione, a parte anche Disneyland, la prima Disneyland, la prima è nata lì. Dopo è venuto Disney World a Orlando, poi dopo c'è stato Disneyland Paris, ce n'è una Disneyland Tokyo. E noi in questo viaggio qua ci andiamo anche perché abbiamo detto, ci siamo guardati a Nicola e adesso che facciamo qua a Los Angeles? Andiamo a Disneyland, così. Benissimo, allora vediamo la prima clip a che cosa si riferisce. Eh sì, appunto, arriviamo. Ah, devo dire che questo qui non è un'andata e ritorno, siamo andati in California e poi siamo tornati. Era una tappa di un viaggio un pochino più lungo, stavamo andando in Polinesia Francese. Quindi tappa in California. Sì, un giorno per riposarci, 2 giorni lì, insomma, giusto per non fare una tirata lunghissima a Polinesia dall'altra parte del mondo, eh? Eh sì. Però lì ci andresti volentieri, Nicole. Oh, tantissimo. Va bene. Allora, vediamo se la regia è pronta con la prima clip e che poi la commentiamo. Yeah.
Mando Nicola e siamo a Los Angeles, sono le 6.43 di mattina, mi trovo davanti all'Oceano Pacifico, c'è freschetto, infatti ci siamo messi in maglione, sebbene ci siano dei tipi impavidi come quello là che vanno con il torso nudo. Abbiamo affittato questa macchina qui dietro che Nicola ti dà una sfilmacchiata. Stiamo andando verso Long Beach qui a Los Angeles. Abbiamo deciso di andare a Disneyland, che non è a nord di Los Angeles come credevo, ma è diciamo dentro, proprio dentro Los Angeles a est. Allora Daniele, spiegaci un pochino. Sì, qua ti stavo dicendo, ho visto quelli lì che facevano surf. A Gramia neanche non da Clamatagnale, però loro vanno lo stesso, raduno e niente, aspettano. Chiacchierano. Aspettano l'onda, ma non c'è, allora se la dicono, chiacchierano, magari arriva un delfino, che ne so. E niente, comunque, come hai visto, abbiamo fatto tappa a Los Angeles e abbiamo preso a noleggio questa automobile, che lì costano pochissimo. Allora, Florida, Hawaii e California sono i posti negli Stati Uniti dove noleggiare un'automobile costa il meno di tutti. Mentre se vai nel New Jersey, nella zona di Chicago e altri stati a nord degli Stati Uniti costa esattamente il doppio, la stessa identica macchina. Dunque uno che vuole magari fare un cost to cost, è bene che inizi a noleggiare l'automobile in Florida e poi magari che la riconsegni di qua in California o viceversa, e non iniziare a New York che dopo gli danno una pelata di quelle che hai capito? Sì. Tutte cosettine che impari sul campo, non, le agenzie viaggi mica le sanno queste cose qua. O magari lo sanno e non te lo dicono. Esatto. Allora, vediamo la prossima clip. Adesso è l'ora giusta. Il maglione fra poco me lo tolgo perché inizia a far caldo. E siamo in un bel posto. Tranquillità assoluta, siamo fortunati di essere venuti qua di domenica. Joy should be.
Eravamo nel lontano 98. Sì. E come hai trovato Disneyland? Quanti anni avevi, Mikol, quando... Ero quasi ventenne. Ah, ecco, dai, ero già giovincella mentre io facevo i miei primi viaggi. No, altro che, io viaggiavo già da un pezzo. E niente, qua praticamente, come hai visto, Disneyland è gigantesca. Ci sono i parcheggi che sono grossi come Cappella di Casalmaggiore. E Casalmaggiore è Disneyland, cioè è immenso, arrivano le macchine in fila proprio e ci sono le persone che ti indirizzano, parcheggia lì, e poi dopo da lì fino al gate di entrata, dove si paga il biglietto d'entrata, ci sono questi trenini qua lunghissimi che ti ci portano, perché non è proprio lì, magari è 300 metri più avanti, cammina, già si inizia a camminare lì, poi dentro devi sempre camminare tutto il giorno, sì. È un po' come Disneyland a Paris, oppure diciamo il nostro Gardaland, ecco, Gardaland, ci sono 8 Gardaland per fare uno di quelli lì, e quello lì è stato il primo Disneyland della storia, diciamo, e infatti... avevo già visto io non Euro Disney, Disney World, quello di Orlando, che è molto, ma molto più grande. E questo qua mi era piaciuto un pochino meno, ma Nicola non c'era mai stato e dunque si è divertito. Ma poi era comunque una giornata che avremmo dovuto far passare il tempo per prendere poi l'aereo alla sera. Bene, vediamo l'altra clip. We'll be right back.
Intanto Daniele Soghigno e noi l'abbiamo visto in versione vintage perché eravamo nel 98. Sì. E dacci un consiglio, quanti giorni a Los Angeles? Allora, 3 o 4 giorni. Comunque adesso sono vintage, prima ero younger. Ah, è vero. E niente, hai notato anche il mio orologio famoso che ce l'ho anche adesso? È sempre quello, eh? Cioè lo cambio, è sempre lo stesso modello però. Addirittura? Addirittura ne hai preso uno a Singapore a un prezzo di? 80 euro e è già lì pronto per quando muore questo, c'ho già quello dopo di questo che è la stessa identica... Versione, modello. Esatto. Allora, se tu dovessi, hai detto che questo parco divertimenti comunque da visitare è molto bello, nonostante quello più bello al mondo sia quello di Orlando, però una tappa va fatta. Sì, 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 uno che va a Los Angeles, che non ha mai visitato nessun parco a tema, tipo Gardaland oppure Euro Disney a Parigi o cose del genere, è bene che ci vada a Disneyland. Anche perché lo rinnovano, eh. È vero che è stato il primo che hanno costruito, ma non è che è tutto rimasto come 20 anni fa o 30 anni fa quando l'hanno costruito, è tutto rinnovato, è molto bello, ben tenuto, cioè molto, è da vedere, ecco. Come tappa comunque. Come tappa, sì, 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 oltre alle cose endemiche di lì, tipo quelle che vi dicevo prima, ecco. Allora, se tu dovessi dare un punteggio a questa città? 6. Sei, non sì, sei perché è Daniele Somenzi che lo dice, ma se ci va l'amico magari gli dai 9 o 10, perché io anch'io amo più la natura, tantissime altre cose. Ah, certo. Quindi mi avvicino più. Comunque lì vicino c'è Yosemite National Park, ci sono anche la Valle della Morte, sempre in California sono. Poi se andate a visitare San Diego, è molto bella anche San Diego, cioè non è tutto Los Angeles. Uno può dire, vabbè, faccio 2 giorni a Los Angeles, fanne uno e poi l'altro vai a vedere un parco nazionale. Perfetto. Allora, adesso voglio chiederti una cosa, come riesci a risparmiare i soldini per i tuoi viaggi? Io ho un elenco che tu mi hai fatto, no, l'ho detto così per ridere. Ne leggo 10 perché tu ne me ne hai fatti 24. 24, Leggiamo i primi 10. Non bevo caffè, non faccio colazione al bar, non bevo né vino né alcolici, sono astemio. Mi taglio i capelli da solo e non vado dal barbiere, non vado al ristorante, non fumo, compro una sola rivista sugli aerei al mese, bevo sempre, quante volte la rileggi, bevo sempre e ovunque acqua da rubinetto, a casa uso solo il gas e l'acqua indispensabile, compro solo cibi in offerta e vado al discount. Ma sai che questa cosa qui del discount, io ho già fatto la prova, andate signori all'Esselunga. E poi andate all'Idol. Oh, non dobbiamo dire, non dobbiamo dire. Vabbè, nomi, niente. Daniele. Allora, tanto per dire, un discount è di quelli generici e uno invece di quelli fatti bene, cioè li enfatizziamo anche se vogliamo. Però, cavoli, io da 60 euro sono passato a 30 e ho le stesse identiche cose. E, cioè, praticamente uno che, al quale non piace la qualità, come me, perché io non mangio per vivere, ma vivo per mangiare. Giusto? No, così? No, all'incontrario. È il contrario. Non vivo per mangiare, ma mangio per vivere, esatto. E niente, allora, cioè, io non disdegno le scatolette ogni tanto, non sempre, però voglio dire, io quando ho lo stomaco pieno sono a posto, io continuo nella procedura della mia vita, ecco. Però il borsello rimane un pochino più pieno. Più pieno e così ci sono tanti però più soldini per poter fare viaggi. Chi come mio fratello Vanni, che lui, oddio, guai, lui una bella New York sirloin steak, Vanni, cioè tu non potresti farne a meno, anche mio cognato Massimo, loro piuttosto rinunciano un giorno di vacanza, ma la bistecchina che è buonissima, perché loro danno soddisfazione al palato e non allo stomaco. Anch'io sono un po' così, devo dire la verità, che mi piace mangiare con un pizzico di qualità. A volte quando eravamo in Australia, io e Vanni, lui si innervosiva vedendo me mangiare, perché vedeva che mangiavo, tutto quel che c'è va bene. E lui, invece diceva, come fa a mangiare quella roba stomaco. Come fa a mangiare quella roba lì, questo qua? Questo qui è proprio un aborigeno. Va bene, abbiamo ancora un minuto a disposizione, la regia è pronta con la fotografia, vediamo questa volta Daniele dove ci porta. Oh, guarda, qui sono in Australia, nella città di Charleville, e qui mi trovo con all'estrema sinistra, il vestito sindaco. Di nero, il sindaco. Ecco, me lo ricordo, l'abbiamo. Ecco, Marco Bryan, che avrebbe dovuto anche venire qua negli studi con noi se fosse venuto per la seconda volta a trovarmi, perché è stato 15 giorni a casa mia, l'ho invitato e siamo andati anche... Ma non doveva venire? Doveva venire, poi c'è stata un'alluvione nella sua città e lui ha dovuto stare là.
E niente, abbiamo anche avuto un incontro con l'ex sindaco di Casalmaggiore, è stato bellissimo. E niente, mentre quel signore nel centro, se possiamo rivederlo, lui è il primo ministro addirittura del Queensland del turismo. Che quel giorno, quando ero ospite a casa sua... Ti hanno dato la medaglietta e riconoscimento. Ma caspita, il primo ministro era. Cioè, niente po' di meno, me l'ha... Oh, Daniele è famoso all'estero, presentato, eh? Cavoli, davvero. Infatti abbiamo parlato, addirittura l'ho invitato a casa mia, il primo ministro, vabbè. Chissà se verrà, faccelo sapere, perché noi siamo certo. Un emittente locale e tutti questi eventi li segue, no? Ma sai, Michael, che ho conosciuto anche personaggi, cioè, che noi conosciamo benissimo. Sarebbe un gran colpo farli venire qua, comunque Bocelli, per esempio, ti immagini farlo venire qua, vabbè, lo dico perché l'avevi so che non verrà mai, Poi anche Paolo Brosio ho conosciuto, perché lui abita lì a Forte dei Marmi, abita a 900 metri da casa mia Paolo Brosio, vabbè. Ah, sono andato anche a Medjugorje, sai? Lo so, con lui, no? Sì, sono andato con lui, Paolo. Ho fatto il suo fotografo personale. Per 3 giorni, e il tour è durato 5 giorni, mentre lui l'ho, diciamo, frequentato questi 3 giorni che ero intorno a lui a fargli le foto. È stata un'esperienza molto molto positiva. Magari una esperienza che ci racconterà in futuro, se Paolo ci darà la possibilità di condividere con noi le sue fotografie. Certo. Grazie Daniele, anche questa volta ci hai portato in 2 posti divertenti, sì, da visitare. E ricordo ai nostri telespettatori che l'appuntamento con In Viaggio con Te ritorna di nuovo la prossima settimana e vi auguro buone vacanze se siete in partenza. Noi siamo qui e dobbiamo lavorare. Arrivederci, buona serata. My heart goes shy.